Lo scaccia pensieri, un nuovo laboratorio del museo. Seguite sempre le istruzioni di Giulia. Per questo laboratorio ci servono cartone di riciclo, una bottiglia di plastica colorata, verde e blu, anche bianca, perline, colla vinilica, strisce di carta colorata, un pennello, una vaschetta, glitter con colla, filo di cotone, forbici. Iniziamo la nostra avventura. Per fare lo scaccia pensieri bisogna disegnare due cerchi, uno dentro l'altro, sopra il cartone. Se avete il compasso potete utilizzarlo, altrimenti usate la forma di un piattino o di un bicchiere, cercando di centrare il più possibile. Una volta disegnato il cerchio, va ritagliato. Per rendere più carino il cerchio, possiamo rivestirlo con della carta pesta. Per creare la carta pesta potete versare in una vaschetta una tazzina di acqua e una tazzina di colla e mescolare. Aiutandovi poi con un pennello potete distribuire la soluzione sul cerchio e adagiate sopra le strisce di cartone o carta colorata. Un po' per volta ricoprite le strisce con la colla. Dovrete lasciare asciugare per 6-7 ore il cerchio, ma mentre aspettate l'asciugatura potete realizzare i cordini. I cordini misurano 30 cm piegati in due per una lunghezza totale di 60 cm. Ora prendiamo la bottiglia, tagliamola in due e disegniamoci sopra la forma della foglia. Ci serviranno in totale 8 foglie. Io le ho realizzate tutte con una bottiglia verde da mezzo litro, ma volendo si possono usare anche di altri colori. Per rendere tutto più realistico ho applicato dei glitter con colla per creare le venature delle foglie. Mi raccomando, alle foglie ricordatevi di fare un foro per poter passare il cordino. E una volta passato, io ho aggiunto alle foglie le perline. Una volta asciutto il cerchio, bisogna realizzare i primi 4 fori sulla superficie. Per fermare i cordini basta praticare un nodino sull'estremità che esce dal cerchio e per essere sicuri che stia fermo ci possiamo mettere anche dello scotch. Fatti i primi 4? Bene! Allora ora fate altri 4 fori. In questi fori ho inserito dei cordini di 20 cm per creare movimento. Sistemati anche questi, non manca che realizzare gli ultimi 4 fori per il filo che servirà per appendere il nostro scaccia pensieri. I fili dovranno essere lunghi 30 cm e annodati nel centro del cerchio. E appena fatto anche questo passaggio, siete pronti per appendere il vostro scaccia pensieri.